Desidera, prego. Avvicina le mani. Qual è il tuo nome? Andrei Linoge. Sembra che ci sia stato un assassinio sull'isola. La vecchia Martha Clarendon. Macciaia, qui è Little Toe. Serve la polizia, è un'emergenza. Papà è al sicuro? Sì. Sta zitto! L'hai obbligato a scrivere il biglietto. Gliel'hai fatto fare tu. Potremmo ucciderlo. Dove potrebbero sparire 200 persone? Datemi ciò che voglio e io me ne andrò. Diglielo. Il generatore è andato. Quanto durerà ancora? Direi fino a domattina, da come sta andando. Probabilmente la neve ha occluso lo scarico. Sonny, tu e Harry pensate alla carne. Prendete i tagli più grossi di manzo e poi tacchino e pollo. La roba migliore nel freezer. Sarà ancora buona. Ma stai scherzando? Muoviamoci. Farà buio presto. Ora prendiamo solo roba in scatola, poi torneremo a prendere patate, pane e verdura e il latte. Ai bambini serve il latte. Ehi, Mike. Hai intenzione di dire che il nome salta fuori spostando le lettere? E a che servirebbe? Non lo so. Dio, Mike, mi vengono i brividi. Anche a me, ma per ora dobbiamo tenerceli per noi. Dobbiamo far passare un'altra notte. Mike! Avanti, roba in scatola, muoviamoci. Angie Carver! Belle di Matt! Angie Carver! Hai visto qualcosa? No! L'avrei detto, non credi? Continua a suonare quel clacson. Aspetta, guarda tu che io suono. Tu ci vedi meglio. Signora Kingsbury! George! George Kirby! Ora sto bene. Va di sopra da tuo marito e da tuo figlio. Ma i bambini? Ah. Chi gioca al passo del gigante? Io! Dov'è la mia mamma? Ora vedo se la trovo, se no ti mando il tuo papà, va bene? Sì, grazie, signora Bills. Ma dov'è Ralphie? Prima era qui. Oh, Ralphie deve aver seguito Donnie di sopra per farsi dare una ciambella. Ora li mando giù. Va bene. Non so più cosa fare. Devo trovarla, Molly. Lo sai che c'è là fuori, Jack? So che lei è là fuori e sta per morire congelata a 50 metri dal municipio. Se però ora esci, ti perderai anche tu. Sentiranno il clacson, è come in mare, con la nebbia, lo sai? Do il cambio a Ferd. Ah, ci ha detto che se vai fuori... Altonacher non può dirmi cosa devo fare. C'è mia moglie là fuori. Non ti allontanare dal furgone, cerca di non perderti, Jack. Dov'è Ralphie? Non lo so. Non è salito con te?
No, stava pulendo insieme agli altri. Cosa stai dicendo? Ralphie non è di sotto, non è insieme agli altri. No, non l'ho visto. Cat aveva... Ma eri tu che dovevi sorvegliarlo. Non ho visto quando si... Toccava a te sorvegliare i bambini! Non alzare la voce con lei! Ancora un viaggio! Sonny, tu e Harry, prendete tutto il pane in cassetta che c'è sugli scaffali. Va bene. Kirk, servono almeno 50 kg di patate. Io prendo il latte. Facciamo in fretta, voglio rientrare il più presto possibile. Ma che diavolo... Qui non c'è Molly. Ralphie! Oddio, che altro c'è? Io l'ho detto che non è andato di sopra con Nanny Pig. Pippi, dove stava Ralphie l'ultima volta che l'hai visto? Ralphie. Mamma, sono qui dentro. Ciao mamma, che c'è? Che ti dicevo, non poteva che essere qui intorno. Ma che ci fai qui dentro? Mi hai fatto prendere uno spavento. C'era l'uomo qui dentro. L'uomo? Quello che papà ha arrestato, però forse non è cattivo. Non importa, non importa tesoro. Tenetemelo un secondo. Jonas. Molly, cosa c'è? Non lo so. Che cos'è? Ma cos'è che vuole? Santo cielo! Ralphie, dove è andato l'uomo? Deve essere sparito quando mi sono voltato. Lì dentro non ci sono porte per uscire, tonto! Sta zitto, per favore! Che cos'è questo? È un regalo, mi ha fatto un regalo. Non credo che sia cattivo come quelli della TV. I cattivi non fanno regali ai bambini. Ora lo apro, va bene? No, Molly, non farlo. Va tutto bene, mamma, non avere paura. Vuoi dire che sai cosa c'è dentro? Hai già guardato? Abbiamo fatto una partita, io e il signor Linoge. Ha detto che sono speciali e che devo dividerli con tutti. Non sono solo per me, ma per tutti noi dell'isola. Io non lo aprirei, signor Anderson. Considerati i sogni che abbiamo fatto ieri notte e la possibile natura di quell'uomo. No, certo. Lei non lo aprirebbe. Ma visto che lui ha posato per due volte le sue luride mani su mio figlio. Solo la signora Kingsbury. E nessun altro. Ma dove credi che siano? George. Angie. Bill Devons. Come ha fatto a farla venire qui? E dov'è il manichino? Qualcuno ha visto il manichino all'Emporio?
farla venire fin qui col tempo che fa. Lascia perdere, Sonny. Perché sta capitando a noi? Tu, Mike, leggi le scritture alla chiesa metodista. Hai sempre pronta una citazione dai testi sacri. Ce l'avrai un'idea del perché sta succedendo? Te la ricordi la storia di Giobbe nella Bibbia? Ma... Bene, parte di quella storia non è mai stata scritta. Dopo che la disputa per l'anima di Giobbe è finita e Dio ha vinto, Giobbe si getta in ginocchio e dice: Dio, perché hai voluto farmi questo? Ti ho adorato per tutta la vita, eppure tu hai sterminato le mie greggi, hai distrutto il mio raccolto, hai ucciso mia moglie e i miei figli, mi hai mandato orribili malattie. E tutto questo perché avevi fatto una scommessa col diavolo? Bene, d'accordo. Però c'è una cosa che vorrei sapere. Quello che il tuo umile servo vorrebbe sapere è perché a me. Giobbe aspetta. Aspetta. È proprio quando è convinto che Dio non gli risponderà. Una grande nube si forma nel cielo. Piovono fulmini e una voce potente tuona. Giobbe, credo sia perché in te c'è qualcosa che mi dà molto fastidio. Questo ti aiuta? A me neanche. Angie! Da questa parte! Angie! Jack, vieni dentro, scaldati! No, è qui, da qualche parte, continua a suonare! Sta calmo, Jack, la troveremo! Mia moglie è qui fuori ed è viva, lo sento! Perciò continuo a suonare quel clacson! Hutch! Jack! Là! Angie! Angie! Ero così in pena! Anche Buster era preoccupato! Mio Dio, Angie! Cos'è successo? Cos'è successo? Che cosa ti ha fatto? Dobbiamo dargli ciò che vuole. Cosa? Cosa hai detto? Non ti capisco, Angie! Linoge! Sì, Linoge. Dobbiamo dargli ciò che vuole. Mi ha riportata indietro perché ve lo dicessi. Dobbiamo dargli ciò che vuole, lo capite? Cosa? Dobbiamo dargli ciò che vuole. Angela! Oh, mio Dio. Che cos'è che vuole? Te l'ha detto? Ce lo dirà questa sera. Lui vuole che convochiamo un'assemblea in municipio, ce lo dirà. Ha detto che se alcuni non vogliono obbedire, se non vogliono fare il bene della città, di ripensare al sogno che abbiamo fatto la notte scorsa, di ricordare che cosa è successo a Roanoke, di ricordarsi di Croton. Per favore, Jack, portami dentro, sto gelando. Voglio vedere Buster. Sì, certo, vieni, vieni. Hutch, qualche traccia di Bill Timmons o di George Kirby? No! E nemmeno della signora Kingsbury. Jane Kingsbury è morta. Il cucciolo disse: so io dove può essere la mia palla. Quel bambino cattivo l'ha messa in tasca e se l'è portata via. Ma io saprò trovarla perché il mio naso è... Sai, non dobbiamo cantare adesso. Sto leggendo una storia. Che sta succedendo, Kat? Non lo so. Hanno cominciato tutti a cantare. Allora, gente, mettetevi comodi. Che ognuno si sieda. Mike, i bambini fanno cose strane. Strane? Che significa? Ora so.
cosa si prova ad essere strappati dal mondo. Vorrei non saperlo, ma lo so. Prendi. È caldo. Io stavo lì in piedi a guardare il faro. E poi lui mi ha presa. Calmati, tesoro, è finita. Mi sono bruciata le dita. Sono rosse, ma sono ancora così fredde. Angie, vuoi che andiamo in un posto più appartato? Possiamo farlo se vuoi. No, devo dirlo per tutti. Tutti devono sentire. Cosa ti è successo, Angela Carver? Stavamo guardando il faro crollare quando mi sono trovata a volare all'indietro sulla neve. All'inizio credevo che si trattasse di uno scherzo, ma poi vidi che chi mi aveva preso non era un uomo. Era vestito come un uomo, aveva il volto di un uomo, ma aveva due abissi di oscurità al posto degli occhi. E quando mi ha sorriso e ho visto i suoi denti, sono svenuta. Per la prima volta in vita mia sono svenuta. Quando mi sono riavuta, stavo volando. Lo so che sembra pazzesco, ma è vero. E davanti a noi, come se ci guidasse o ci tenesse sollevati in aria, c'era un bastone. Un bastone nero con una testa di lupo d'argento. E per quanto volassimo veloci, il bastone era sempre là, davanti a noi. Volavamo sull'isola. E la tempesta era passata e splendeva il sole. Ma dappertutto c'erano poliziotti sui gatti delle nevi. Polizia della terraferma e polizia di Stato. E perfino i guardaboschi. E c'erano anche giornalisti, quelli delle televisioni e dei grandi network. E tutti quanti ci stavano cercando. Noi eravamo spariti. Eravamo andati dove nessuno avrebbe mai potuto trovarci. Proprio come nel sogno. Sì, esatto, così. Poi abbiamo cominciato a salire e io sentivo le nuvole. Non erano fredde come si pensa che siano le nuvole. Erano umide, come cotone bagnato. Oh, Giorgia ha capito cosa voleva fargli e ha urlato. Ma quella creatura ha aperto il braccio destro. Io ero a sinistra. Poi che è successo, Angie? Mi ha detto che mi avrebbe riportata indietro. Indietro nel tempo. Di nuovo dentro la tormenta. Mi avrebbe lasciata vivere. Perché tornassi qui a dirvelo. Per dire a tutti che dobbiamo dargli quello che vuole quando verrà qui questa sera. Ma se abbiamo quello che lui vuole, perché non se lo prende e basta? Non credo che possa. Credo che dobbiamo essere noi a darglielo. L'ultima cosa che ricordo è che stavo camminando nella neve. Nella tormenta sentivo il clacson e ho pensato che il faro non doveva essere crollato, dopo tutto, perché sentivo una sirena e così sono andata da quella parte. E poi ho creduto che lui fosse tornato a prendermi e che fosse tornato per riportarmi in volo, ma stavolta mi avrebbe portata su per poi lasciarmi cadere. Ma non era lui, eri tu, Jack. Eri tu. Perché? Proprio noi. Forse perché noi sappiamo mantenere un segreto. Ho portato i giochi. Che c'è? Che succede? Buster, Heidi, Pippi, Ralphie, stai bene? Pippi, Pippi,
Pippi! Pippi, che cos'hai, tesoro? Pippi, che cosa c'è, amore? Tesoro! Pippi, che cosa c'è, tesoro? Che cos'hanno? Che cos'hanno i bambini? Non lo so, ma i loro occhi sono come vuoti. Pippi, svegliati. Avanti, svegliati! Forza, tesoro, svegliati! Svegliatevi, bambini! No. Ehi, guardate! Ha la testa di un cagnolino! La testa di un cagnolino! È bellissimo! Un cagnolino! Sì, guarda che bel cagnolino! Che cosa stanno guardando? Chiamate Mike. Andate subito a chiamare Mike! È un cagnolino, sì! Perché non cerchi di farla dormire un po'? Sì, è una buona idea. Mike! C'è qualcosa che non va con i bambini. No, Sally, no. Buster, è successo qualcosa, Buster. Angie, no. Forse è meglio di no. Angie! Buster! Buster, cosa state facendo? Melinda, che succede? Cosa stanno guardando? Don, fermo! Lasciami andare, voglio toccare il cane! Smettila! Lo voglio smettila. Toccare! No! Lasciami andare, lasciami andare! No, Ralphie! Lasciami andare, voglio toccare il cagnolino! Voglio toccare il cagnolino! Pippi, no! No! Che succede? Lasciami andare, stupido! Pippi! Sono morti! Li ho ammazzati! Oh, oh no, ti prego, no! Non Sally! Non la mia Sally! Ralph! Ralph! Allora! No! Oh, grazie a Dio! Lo state calpestando! Fermi! Non mangiare! Sta dormendo! Dorme! Non lo so. Mio amore, vieni dalla mamma. Serve un dottore. Siamo fortunati, Pierce. Il più vicino è solo al di là dello stretto. E qui fuori c'è una tormenta. Dov'è Ferd? Lui ha fatto il corso da infermiere. Ferd Andrews, dove diavolo sei? Sono qua giù. Porta qui le chiappe, devi visitare mio figlio. Via voi, levatevi di mezzo. Basta, mi basta, finisci. Tu non venirmi a dire di finirla, razza di omuncolo. Ne ho abbastanza delle tue stupidaggini, capito? Fate tutti silenzio! Robby, non credo che per ora Don sia in pericolo. Né Pippi, né Ralphie, né nessun altro. Allora non sono morti. Credo che dorma. Questo non è sonno. Se dormissero riusciremo a svegliarli. Va tutto bene. Tornerò indietro. Cos'è allora? Non ne ho idea. Divertite, bambini? Sì!
Credi che il generatore ci abbandonerà? Sì. È un miracolo che abbia funzionato con tutta quella neve. Il vento avrà mantenuto libero lo scarico, ma adesso è cambiato. La tormenta sta per finire. La sala del consiglio? Sì. Mike ha detto di preparare prima quella. Ci sono un paio di luci di emergenza, ma dice che non bastano. Ho appena sentito l'ultimo bollettino meteo sulle onde corte. Sembra che stasera potremo vedere la luna. Oh, meno male. Già. Sai dove è Ursula? Di sotto, con Sally e gli altri. Dormiva quando l'ho vista. Ma non come stanno dormendo i bambini, sai. Ah, andrà tutto bene. Si sveglieranno e staranno benissimo. Spero che tu abbia ragione, Octavia. Lo spero tanto. Posso aiutare? Puoi andare in cucina a prendere il resto delle candele se vuoi. Sì. Temo che il generatore ci pianti in asso. Respirazione e riflessi sono normali e se gli sollevi le palpebre, le pupille reagiscono alla luce. Sono tutti segni positivi. Sta sognando. Tutti quanti. Dov'è Robby, Sandra? Non lo so. Mi aiuti col candele? Tesoro? Va pure. Secondo la radio la tormenta finirà a mezzanotte. Se Linoge vuole fare qualcosa... Beh, su questo ci puoi scommettere. Accidenti. Salve, Joanna Steno. Sei contenta che la vecchia strega sia morta? Ti ho fatto un favore, dico bene. Non l'hai fatto vedere, ma dentro di te stavi ballando di gioia. Lo so. Te lo sento addosso come l'odore di selvaggio. Quando arriverà dovremo dargli ciò che vuole. Ho pregato e questo è il consiglio che il signore... Lo ascolteremo. E poi decideremo, d'accordo? C'è un tempo per l'ostinazione, Michael. E un tempo per mollare le redini e guardare al bene comune, per quanto difficile sia. L'orgoglio precede la distruzione e uno spirito altezzoso la caduta. Darete quindi a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Vangelo secondo Matteo. Rimanga qui. È tutto sotto controllo. So che tu lo credi, Michael, però non tutti ne sono convinti. Entrate, entrate, ragazzi. Non farlo, sceriffo Anderson, a meno che tu non voglia vedere questa donna darsi fuoco alla faccia. La guardiamo bruciare? No. Entrate, allora.
Hai problemi con lo stregone locale, vero? Ti dirò qualcosa che puoi tenerti da parte per dopo. Sempre ammesso che ci sia un dopo, ovviamente. Il reverendo Riggins ha un paio di nipotine a Castin. Hanno 11 e 9 anni. Bionde e carine. A lui piacciono molto. Ma molto davvero. Loro scappano a nascondersi quando vedono la sua macchina, infatti... Falla scendere! Se tu non vuoi vedere la signora Stanhope diventare la più grande candelina di compleanno del mondo, sarà meglio che non parli finché non sarai invitato a farlo. Hutch, chiudi la porta. Non ti piace la conoscenza, vero? Non quella del tuo tipo. Forse non mi credi. Sì, ti credo. Ma il fatto è che tu vedi sempre solo il male e mai il bene. In linea di massima, sceriffo, il bene è un'illusione. Favolette che la gente si racconta per arrivare alla fine dei suoi giorni senza disperarsi troppo. A questo io non credo. Lo so. Sei un bravo ragazzo fino in fondo, ma stavolta ti ritroverai a portare un pesante fardello. La tua città è piena di adulteri, pedofili, ladri, golosi, assassini, violenti, manigoldi e avidi imbecilli. E io, sceriffo, conosco il nome di ognuno di loro. Nati nella lussuria, diventerete polvere. Nati nel peccato, entrate qui. Ci vuoi dire quello che vuoi, Linoge? Voglio tutti seduti su quelle sedie tra un'ora. Basterà per cominciare. Avremo una piccola e imprevista assemblea cittadina. Cominceremo alle 9 in punto. Dopodiché... beh... si vedrà. Si vedrà cosa? Se ho finito con questa città o se è solo l'inizio. Alle 9 in punto, sceriffo. Tu, Hutch, lei, il reverendo Riggins, l'amministratore Robby... tutti quanti. È il diavolo! È il diavolo! Tenetelo lontano! Farò quello che volete, ma tenetelo lontano! Mike, cosa facciamo? Che possiamo fare? Dovremmo ascoltare quello che ci chiede. Se c'è un'altra via, io non la vedo. Muoviamoci. Andiamo da Robby. Come faremo con i bambini? Li guarderò io. Non voglio essere più dove c'è lui. No, mai più. Joanna ha detto tutti. Devi esserci. Porteremo i letti con i bambini di sopra. Li metteremo in fondo alla sala. Va bene. Signore e signori, come voi, non so cosa stiamo aspettando, però... E allora perché non ti siedi? E aspetti come tutti noi, Robby? Già. Sì, Robby, Robby, siediti tranquillo. Smettila di blaterare. Io volevo solo dire, Johnny, che sono certo che troveremo il modo di uscire da questa situazione. Restando uniti, come sempre lo siamo stati qui sull'isola...
A raccontare i tuoi giorni lontano da scuola verrebbe un bel tema lungo, vero? Tuo padre è un ladro. Negli ultimi 6 anni ha rubato più o meno $14,000 alla società di ricambi marini per cui lavora. Sai, gli piace giocare. E perde. Papà, non so chi lei sia, signore, ma mente. Lei mente. Nati nel vizio. E si ripetono, vero, Devi? Almeno 2 volte. Bene, Johnny Harriman. Sei tu che hai bruciato la segheria oltre lo stretto a Machias? Io non l'ho mai fatto. Certo che l'hai fatto. 2 anni fa, non appena ti licenziarono. E Kirk ti ha aiutato. Dico bene? Dopotutto, a che servono gli amici? 70 uomini hanno perso il lavoro, ma tu hai avuto la tua vendetta. Ed è solo questo che conta, vero? Hai visto, scemo? In che guaio ci siamo cacciati? Sta zitto! Voi invece dovreste vedere quel ragazzo che avete pestato. Jack, ti ecciterebbe la benda a disegni cashmere che porta. Per favore, smettila. Ora vive in uno dei bordelli di Canal Street, dietro la Lisbon. Potrei darvi l'indirizzo. Magari vi piacerebbe farci un salto e finire di accecarlo. Che ne dici, Lucien? Vuoi cavargli anche l'altro occhio per finire il lavoro? Alex? Nati nel peccato, entrate qui. Robby, perché sono dovuta morire fra degli estranei? Non me l'hai ancora spiegato. Perché ho dovuto morire invocandoti quando... Non volevo altro che un bacio. Butta via quell'arma. Perché non dici a tutta questa gente dov'eri e cosa stavi facendo quando sono morta? Io credo che tua moglie sarebbe molto interessata, non trovi? Chiudi quella maledetta bocca! Sandra, non ascoltarla! Le sue sono bugie! I tuoi occhi! Mi mangerò i tuoi occhi. Io te li strapperò dalla faccia. Non preoccupatevi. Si rimetterà presto, ne sono certo. Nel frattempo fa piacere vederlo tremare in un angolo. Non sembra anche a voi? Coraggio, su. Dite la verità. E svergognate il diavolo. Così siamo giunti al punto, vero? Ora vi spiego come stanno le cose. Perché sei venuto qui? Perché noi? Forse è solo perché abbiamo qualcosa che gli dà fastidio. Sono qui perché gli isolani sanno come restare uniti per il bene comune quando serve. E poi perché sanno mantenere un segreto. Era vero a Roanoke nel 1587 ed è vero a Little Toll nel 1989. Basta! Non girarci intorno, di cosa vuoi? I vostri figli sono qui con voi, ma non ci sono. Ed è lo stesso per me, perché parte di me è con loro. Guardate. Mio Dio, quella è Harry! Jack ha preso il nostro Buster! Oh mio Dio. Ci sono tutti.
Se li lascio cadere lì... Loro muoiono qui. E voi lo vedrete. Si spegneranno. Come candele al vento. Non faccia del male alla mia Sally, signore. Mi rimane solo lei ora che Peter non c'è più. Noi le daremo quello che vuole se ce l'abbiamo, glielo posso giurare. Non è così? Sì. Sì, 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 sì. Che cosa vuoi? Diccelo. Ho vissuto molto a lungo, migliaia di anni. Ma non sono un dio. Non sono immortale. Ora mi state vedendo per quello che sono realmente, vecchio e malato, o meglio ancora, morente. Paragonata alla vostra effimera esistenza, io ho ancora molto da vivere. Sarò ancora su questa terra quando i più giovani dei vostri germogli, Devi Opuel forse, o il piccolo Don Bills, saranno nella tomba. Ma secondo i termini della mia esistenza, il tempo è quasi finito. Mi chiedete dunque cosa voglio? No. 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 Voglio qualcuno da crescere e da istruire. Qualcuno a cui tramandare tutto quello che ho imparato, tutto quello che so. Qualcuno che continui la mia opera quando io non sarò più in grado di farlo. Voglio un bambino. Uno degli 8 che stanno dormendo là in fondo. No. No. No, mai. Non importa quale, sono tutti uguali ai miei occhi. Datemi ciò che voglio. Spontaneamente. E io me ne andrò. Mai. Noi non te lo daremo mai, uno dei nostri figli. Mai! Fermatelo! Mai, smettila! Per l'amor di Dio, fermatelo! Trattenetelo se non volete che faccia cadere i bambini, e lo farò, ve lo giuro! Maledizione, lasciatemi andare! No, Mike, lo dobbiamo ascoltare! No, invece! È la cosa peggiore che possiamo fare! Sta fermo, Michael Anderson! Lascialo finire! Molly! Molly! Non credo che abbiamo altra scelta, Mike. Dobbiamo ascoltare. In casi del genere io non posso prendere, però posso punire, ve lo assicuro, io posso punire. Datemi da crescere uno di quei bambini come fosse mio e vi lascerò in pace. Lui o lei vedrà molto e vivrà a lungo, molto più a lungo degli altri che stanno dormendo. Datemi ciò che voglio e io me ne andrò. Rifiutatemelo e il sogno che avete condiviso la notte scorsa si avvererà. I bambini cadranno dal cielo e il resto di voi si getterà nell'oceano a due a due. E quando la tormenta sarà passata, troveranno quest'isola come allora trovarono Roanoke, vuota e deserta. Ora vi concedo mezz'ora. Parlerete e alla fine sceglierete. Richiamo questa assemblea all'ordine. Credo sia meglio trattare il problema come un qualsiasi altro problema della città. Dopotutto è di questo che si tratta, no? Di un problema della città. Sì.
Qualche obiezione? No. D'accordo. La questione sul tavolo è se dare o no a questa cosa avvenuta in mezzo a noi uno dei nostri figli. Lui dice che se gli diamo quello che vuole, poi se ne andrà e che ucciderà tutti, bambini compresi, se rifiutiamo. Sono questi i termini, vero? Sì. Sì. Le cose stanno proprio così. Bene. Sentiamo cosa dice la comunità. Chi vuole parlare? Non vedo che altra scelta abbiamo, se crediamo che possa fare quello che minaccia. Ma tu gli credi? È la prima cosa che mi sono chiesto. Sì, gli credo. Roberta Coyne ha ragione, però. Quanti credono che Linoge dica la verità? Cioè che sia in grado di spazzarci via tutti dall'isola se gli resistiamo? Su, alzate le mani. Mike non ci ha chiesto se vogliamo assecondarlo, ci ha chiesto solo se crediamo. So che cosa ha chiesto. E una volta imboccata questa strada, ogni passo successivo sarà più facile. D'accordo. Allora, gli crediamo. Questo, intanto, è stabilito. Ora, se qualcuno vuole affrontare la questione principale... Io vorrei dire qualcosa. Benissimo. Tu sei un contribuente, su questo non c'è dubbio. No. Non è un uomo. E non ho votato. Ma su questo sono d'accordo comunque. Sono il vostro sceriffo. Mi avete eletto per far rispettare le vostre leggi. E io ho visto quello che ha fatto a Martha Clarendon. Cosa ha fatto a Peter Gozo. E anche cosa ha fatto ai nostri figli. Quindi capisco, almeno quanto voi. Meglio di alcuni di voi, anzi. La realtà delle sue minacce. Ma noi non consegniamo i nostri figli a dei criminali. Riuscite a capirlo? Noi non possiamo dare via i nostri figli. Qual è la scelta allora? Cosa facciamo, Mike? Cosa possiamo fare? Dobbiamo contrastarlo. Fianco a fianco, dicendogli fermamente no. Con una sola voce. Facciamo quello che c'è scritto sopra la porta che superiamo per entrare qui. Confidiamo in Dio e l'uno nell'altro. E allora... forse se ne andrà. Come fanno sempre le tormente quando esauriscono la loro furia. Date quindi a Cesare quello che è di Cesare. Vangelo secondo Matteo, ricordi? Me l'hai detto tu stesso, Michael, soltanto un'ora fa. Vattene, Satana! Sta scritto che adorerai il Signore Dio tuo e servirai Lui solo. Sta scritto! Sentite, se adesso rinunciamo a un bambino, uno dei nostri figli, come potremo vivere ancora insieme? Sempre ammesso che ci lasci vivere. Con l'aiuto della grazia di Dio. Tutti abbiamo qualcosa da nascondere, Mike. O tu sei diverso? Oh, Jack! No! No, io non sono diverso. Ma non è come cercare di vivere sapendo di aver falsificato un esame o di aver ferito un uomo mentre eri ubriaco. Noi qui stiamo parlando di un bambino. Questo riesci a capirlo, Jack? Michael! Michael! Mettiamo che tu abbia ragione e che lo mandiamo via. Mettiamo che ci stringiamo insieme e raccogliendo la nostra forza di volontà, tutti insieme gli diciamo di no. Mettiamo che riusciamo a farlo e che lui sparisca, che se ne torni là da dove è venuto. Hai visto i nostri figli? Senti, io non so dove li possa tenere, ma posso dirti che non ho alcun dubbio che sospesi in alto sopra la terra sia una buona definizione. Loro possono cadere. Io ci credo.
Basta che faccia un gesto con quel suo bastone e loro cadono. Come potremmo perdonarci se questo accadesse? Potrebbe essere un bluff. Non lo è, Michael. E tu lo sai. Lo hai visto. Parli come se dovessi uccidere il bambino, Michael. Come se si trattasse di una specie di sacrificio umano. A me sembra che sia un'adozione, invece. E avrebbe anche una vita lunga. No. Se gli credi, ovviamente. E da quello che ho visto, io gli credo. Io non ho parole. Io non ho parole. Linosa ha ucciso Martha Clarendon con il suo bastone. Le ha fatto schizzare via gli occhi dal cranio. E noi siamo qui a discutere se dare o no un bambino a quel mostro. Potremmo anche dargli le nostre anime. Lo sai cosa mi sta venendo in mente, Michael? Ammesso che tu abbia ragione. Ammesso che noi viviamo e loro muoiano. Come faremo a guardarci in faccia? Come faremo a perdonarci allora? E come potremo perdonare te? Ha detto mezz'ora, gente. Ci restano 10 minuti. Non possiamo farlo. Non riuscite a capirlo. Non lo possiamo fare, non lo capite? Non possiamo permettere che lui ha... L'abbiamo ascoltato tutti, il tuo punto di vista, Mike. Siediti, per favore. Sonny, io... Mike, dovresti fare come dice lui. D'accordo. D'accordo. Dovete pensarci bene. Molto bene. Dovete pensarci molto bene. Devo andare a vedere Ralphie. Allora, gente, qual è la vostra decisione? Che Dio ci aiuti, diamogli quello che vuole. Diamogli quello che vuole, anche se fosse la mia Sally. Meglio viva con quel perfido essere che vederla morta. Mio Dio, Michael Anderson, non hai cuore. Sono bambini. Non possiamo lasciare che uccida 8 bambini. Qualcun altro vuole parlare? No. Vi prego. Vi prego. Ursula... Ti prego. Hutch, Jack, Robbie, tutti voi. Non fate questo. Non fatelo. Non dovete arrendervi. È la dannazione! D'accordo, allora limitiamo il voto. Che siano i genitori a votare, solo i genitori. Tutti gli altri cittadini... No! No, non è giusto. Io ho tirato su mia figlia da sola. Certo, ho avuto molto aiuto dalla gente dell'isola, compreso te e tua moglie, Mike. Però ho fatto quasi tutto da sola. Non devo essere costretta a prendere una decisione del genere da sola. A che serve allora una comunità se non aiuta le persone quando succede qualcosa di tremendo? Quando nessuna scelta sembra essere quella giusta. Non avrei saputo dire di meglio, Linda. Per l'amor di Dio. Votiamo e facciamola finita. Ripeti la domanda, Robbie. Ripetila. Votiamo! D'accordo. Facciamola finita. Va bene, finita. Allora. Ma statemi a sentire. Mio figlio non avrà parte in questa storia. È chiaro? Avete capito? Mio figlio non parteciperà a questa oscenità. Sì, invece. Noi non ci siamo mai sottratti al nostro dovere. Abbiamo sempre preso parte alla vita dell'isola e prenderemo parte anche a questo. Non direi sul serio. Non puoi dire sul serio. Invece sì, Mike. Bene. Allora andatevene al diavolo. Adesso io prendo mio figlio e me ne vado. Non puoi andartene, ci siamo lasciati andare. Prego, aiutami. Basta, non fate niente, Mike.
Michael, calma! Calma! Michael! Mike! D'accordo. Mantenere la calma. Va bene. Mi siedo. Prendi. Mike, ti hanno... Stammi lontano. Sta zitto, Hutch. Quando avrai avuto il tempo di pensarci su, capirai. Ti renderai conto. È l'unica cosa che possiamo fare. Dovremmo forse morire per un principio, tutti quanti. Prova a pensarci su. E se l'Inosha si prendesse Pippi? In quel caso mi dirò che è morta quando era ancora piccola. Che è stata una morte che non si poteva prevedere. E ci crederò. Melinda e io, beh, ci crederemo. Udite, udite, udite. La domanda è stata posta. Vogliamo o non vogliamo dare al signor Linoge quello che vuole in cambio della promessa di lasciarci in pace? Come si pronuncia la comunità? Quelli a favore... lo esprimano nel modo consueto. Sono il padre di Harry. E voto sì. Io sono sua madre. E voto sì. Io voto sì. Carla e io votiamo sì. Sì. Non abbiamo scelta. Nessuna scelta. Voto sì. È l'unico modo. Dobbiamo. Perdere la vita di uno è meglio che perdere quella di tutti i nostri figli. Voto sì. Contrari? Tutti favorevoli eccetto uno. La mozione è approvata. Avete preso una decisione? Sì, abbiamo votato a favore. Eccellente. Avete fatto la scelta giusta. So che è stata dura, cari amici. E malgrado tutto quello che può aver detto lo sceriffo, è stata una buona decisione. Quella giusta. L'unica in realtà che delle persone responsabili potevano prendere, viste le circostanze. Queste sono le pietre del destino. Erano già antiche quando il mondo era giovane. Servivano a prendere grandi decisioni molto prima che Atlantide sprofondasse nell'oceano africano. Qui dentro ci sono 7 pietre bianche e un'ottava nera. Non vedete l'ora che me ne vada, lo so. E non posso biasimarvi. Può farsi avanti un genitore di ciascun bambino, per favore? Cerchiamo di concludere.
È molto semplice. Ognuno di voi prenderà una pietra. Non mostrate la vostra finché tutti non l'abbiano presa. Il bambino il cui genitore avrà preso la pietra nera verrà con me per vivere a lungo, vedere lontano e sapere molto. Signora Robichaud, Jill, vuole cominciare lei? Coraggio, tesoro. Prendila. Signora Hatcher. Non posso, Robby. Tu. Prendila. Forza. Signore. Prima tu, Molly. No, tu. Prendila. Bene, amici miei. Fin qui è andato tutto liscio. E adesso, chi vuole mostrare la pietra per primo? Per allontanare la paura e lasciare che un dolce sollievo prenda il suo posto. Coraggio, non avete mai sentito dire che gli dèi puniscono i pavidi? Buster! Ti voglio bene. Sandra, mostrala, vediamo. Non posso, Robby. Non ci riesco. Toccherà a Donny, lo so, non sono mai stata fortunata. Bianca. Ti prego, buon signore. Ti supplico. Portarmi via la mia Heidi. Bianca. Signora Robichaud. Jill. Non posso. Credevo di poterlo fare, ma non ci riesco. Mi dispiace. Signor Bright. Henry. Vuol farci il favore? Oh,
No! No! Ricordo. No! 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 Pippi, la mamma sta arrivando. La mamma sta arrivando, tesoro. Mike. No. Non può essere. Non puoi avere mio figlio. Comprendo il tuo dolore, Molly. Ma tu eri d'accordo, mi dispiace. No, sei stato tu. Sei stato tu a farlo. Ti assicuro che non è così. Il gioco è stato, come si suol dire, leale. E dato che i lunghi addii servono solo ad aumentare la pena... No, non puoi farlo! Signore e signori, abitanti di Little Tall, vi ringrazio di aver soddisfatto la mia richiesta e dichiaro quindi chiusa questa assemblea con un suggerimento. Meno racconterete al mondo esterno del nostro accordo e più felici potrete vivere. Ovviamente queste decisioni dipendono solo da voi. E adesso prendo il mio nuovo protetto e vi lascio ai vostri pensieri, che possano essere felici. Se avete fatto tutto da soli. Lui non ti apparterrà mai! Mai! Sì, invece. Imparerà ad amarmi. E un giorno mi chiamerà padre. Nessuno di voi! Da quanto lei e Mike non avete più rapporti? 5 mesi. L'ultima volta è stato prima della grande tormenta. La tormenta del secolo.
Quando ha perso suo figlio. Esatto. Quando ho perso mio figlio. Mike la incolpa di questa perdita. Credo che voglia lasciarmi. E lei ne ha molta paura, vero? Credo che non veda più la ragione per restare. Lei capisce cosa voglio dire. Molly, mi dica cosa è successo a Ralphie. Perché ne abbiamo già parlato? Adesso lui non c'è più. Cosa vuole che cambi ormai? È accaduto il secondo giorno. Ci eravamo rifugiati dentro il municipio. Per la tormenta, sa? Una tormenta spaventosa. Lo so, io ero qui. Sì, Lisa, ma lei era sulla terraferma. Sull'isola è diverso. Tutto è diverso sull'isola. È stato un errore uscire, specialmente per i bambini. Avevamo sottovalutato la tormenta. Diverse persone si sono allontanate e si sono perdute. Ralphie era uno di loro. Angie Carver riuscì a ritrovare la strada, ma nessuno degli altri è più ritornato. Mike! Se hai qualcosa da dire, dillo ora. Il battello parte tra 20 minuti e non voglio perderlo. Ma dove vai? Mike, no, non farlo. Ti consolerebbe sapere che non faccio una notte intera di sonno da febbraio. Staresti meglio se sapessi che forse abbiamo avuto torto. Devo andare, Hatch. Robby mi ha detto di dirti che il posto di sceriffo è sempre tuo se vorrai tornare. Basta che tu lo chieda. No, ho chiuso qui. Ci ho provato, ma non ci riesco più. Molly ha bisogno di te. L'hai visto in che stato è adesso? L'hai almeno guardata? Guardala tu per me, d'accordo? Sì. E nemmeno Melinda sta tanto bene. Prende un mucchio di tranquillanti e credo che si sia assuefatta ormai. È un peccato. Ma tu almeno hai tua figlia. Magari non dormi tanto bene. Ma puoi sempre andare in camera di Pippi e guardarla dormire. Tutte le notti che vuoi. Non è così. Buona fortuna. Si è allontanato nella tormenta. Forse era con Bill Timmons, quello della stazione di servizio. A me piace credere che non fosse solo alla fine. Devono aver perso l'orientamento, forse sono finiti in mare. Non li abbiamo più ritrovati. Ma c'è una parte della storia che non mi ha mai raccontato. Perché non lo fa? Se non lo racconta qualcuno, la ferita continuerà ad infettarsi. Resterà così qualunque cosa faccia. Alcune ferite non si possono rimarginare. Prima non l'avevo capito, adesso sì. Molly, perché suo marito la odia tanto? Cosa è successo veramente a Ralphie? Si è allontanato. A volte succede, sa? La gente si perde. Ed è quello che è successo a Ralphie. Si è perso nella tempesta, nella tormenta.
Tutto questo è accaduto 9 anni fa. Ho fatto il pieno alla macchina e ho preso il battello. Non sono più tornato. Mi interessava soltanto mettere gli occhiali da sole e guardare ogni giorno il tramonto. E che ogni miglio di strada fosse un miglio più lontano da Little Toll. Molly ha avuto quello che c'era in banca. L'assicurazione, il negozio e un pezzetto di terra che avevamo a Bensboro. Io ho avuto la macchina e un po' di pace. Quel poco che c'era rimasto. Sono finito qui, di nuovo sull'acqua. È buffo, no? Ma il Pacifico è in qualche modo diverso. Non ha quella luminosità aspra quando i giorni si accorciano verso l'inverno. E non ha gli stessi ricordi. Sono tornata a scuola, ho preso un diploma in applicazione della legge e un altro in ragioneria. Forse avrei potuto anche laurearmi in legge, ma poi ho rinunciato. Ho cominciato come negoziante su un'isola al largo della costa del Maine e alla fine sono diventato un poliziotto federale, che ve ne pare. A volte l'isola sembra molto lontana e André Linoge è solo un incubo che ho avuto. Altre volte, quando mi sveglio di notte, cercando di non gridare, sembra tutto molto vicino. E come ho detto all'inizio, sono ancora in contatto. Melinda Acher è morta nell'ottobre del 1990. Il giornale locale ha detto per un attacco di cuore. Ursula mi ha spedito i ritagli. Non so se sia stato questo o qualcos'altro. 35 anni sono pochi per un attacco di cuore, però succede. Molly e Acher si sono sposati nel maggio del 1993. Ursula mi ha spedito anche quel ritaglio. Auguri. Da quel che mi dicono, stanno bene insieme. Sono contento. Auguro a loro ogni felicità. E lo dico con tutto il cuore. Ma non sono stati tutti così fortunati a Little Toll. Jack e Angie Carter hanno divorziato circa 2 mesi dopo che Molly e Acher si sono sposati. Jack ha lottato per avere l'affidamento di Buster. Una dura battaglia, credo, che però ha perso. Se n'è andato dall'isola, a Lewiston. Ha affittato una stanza e lì una notte si è suicidato verso la fine dell'estate del 1994. Ha lasciato il poco che aveva un tizio di nome Armon Broski, che aveva perso un occhio in una rissa da bar negli anni Ottanta. Robbie Bills ha ricostruito la vecchia casa del pescatore sul molo e ha assunto Kirk Freeman. Kirk dice che Sandra, la moglie di Robbie, è andata lì una mattina di primavera del 1996. Indossava una cerata gialla e stivali rossi. E gli ha detto che voleva fare un giro in barca. Kirk le ha fatto indossare un giubbotto di salvataggio. Non gli piaceva l'aria che aveva. Dice che era come se stesse sognando ad occhi aperti. Ma lui che poteva fare? Era una mattina di primavera, senza vento. Il mare era calmo e lei era la moglie del padrone. Hanno ritrovato la barca, ma non Sandra. E c'era una scritta strana che nessuno è riuscito a capire. C'era gente sull'isola che avrebbe potuto aiutare a capire, ma gli abitanti di Little Toll sanno mantenere un segreto. Ne abbiamo mantenuti anche troppi nel 1989 e chi è rimasto lì li mantiene ancora. Questo mondo è un magazzino all'ingrosso. Si paga tutto prima di uscire. A volte il prezzo è basso, spesso è molto alto. E a volte non ti basta tutto quello che hai. È una lezione che credevo di aver imparato 9 anni fa, durante quella che la gente di queste parti chiama la tormenta del secolo. Ma mi sbagliavo. Avevo solo cominciato ad imparare. E ho finito la settimana scorsa. Ralphie. Thank you.
Ralphie! Avrei potuto scrivere a Molly e dirle cosa avevo visto. Ci ho pensato. Ho anche pregato. Ma come si fa a dire qual è la scelta giusta quando ogni scelta fa male? Così ho tenuto tutto per me. A volte, di notte, quando non riesco a dormire, penso di aver sbagliato. Ma di giorno mi dico che ho fatto bene. Mi dico che ho fatto bene.